Ciao cari amici del progetto Ruscadius, oggi parliamo di come installare su Windows Python, dove trovare le risorse, eccetera, eccetera. Allora, come primo passo, andare sul sito python.org. Qui troverete la sessione di download, che è questa. Ma prima di iniziare, vi mostro che c'è sia la sessione di download con la versione 3.8.4, la documentazione, come iniziare e se volete lavorare con la programmazione Python. Ok, andiamo avanti. Poi c'è il progetto IPython, dove trovate Jupyter, che è una sorta di IDE scolastico fatto apposta per insegnare a programmare tramite Python. Ok, poi andando più avanti c'è Anaconda, che è un progetto basato su Python ed R. Se andate sulla parte dei prezzi, potete trovare la parte educativa che vi mette a disposizione un pacchetto per la gestione di Conda, che serve per Anaconda proprio. Programmazione per Python ed R, un cloud basato sul repository. Poi Environmental Manager, cioè vi permette di gestire l'ambiente. C'è Jupyter, come abbiamo visto prima, e altri IDE. E c'è una navigazione dentro Anaconda dove ci sono diversi progetti aperti che potete utilizzare. Questo è tutto free. Quello a pagamento costa un bel po'. Ed è per team e aziende. Andiamo avanti. Per chi volesse un'idea, c'è PyCharm, che è disponibile in due versioni, una a pagamento e l'altra community, che è gratis. Questa è quella a pagamento e questo è quello gratis. Poi se avete Visual Studio, e ci sono alcuni pacchetti che potete scaricare relativi a Python, cliccate qui sopra e vedete i pacchetti che sono disponibili qua. Ecco qua. Questi sono i pacchetti disponibili. Aspettate, ho tolto la spunta. Quindi lo potete prendere da qua. C'è Python 3.7.5, un po' vecchiotto rispetto la versione recente, che è la 3. Aspettate un attimo, torniamo al sito principale. La 3.8.4 mi sembra. Eccolo. Quindi questo è tutto. Saluto il mio amico Sergio, che mi ha detto: "Wey, devi rifare il video iniziale dove trovare Python", perché lui non lo trovava. Pensate, programmatore come me, ogni tanto l'età, che volete fare? Allora, con questo è tutto. Vi esorto a iscrivervi al canale, segnare la campanellina per avere nuove notifiche, mettere tanti like, commentare, commentare, commentare. Poi, se andate nella parte info del canale, trovate i nostri social network. E trovate anche la parte relativa alle donazioni con PayPal, Patreon, e quando facciamo gli streaming c'è Streamlabs. Un bacione da Pancrazio del progetto Ruscadius. Ciao!